O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai, io come sempre sono Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Il Sollevante è uno di quei paesi che sa affascinare e rapire grazie alle innumerevoli arti e passioni che gli girano attorno. L'universo giapponese comprende manga, anime, videogiochi, kimono, musica, cucina, bonsai, le action figure e comunque innumerevoli altre sfaccettature di un caleidoscopico mondo amato da milioni di persone nel mondo. E ognuna delle passioni che avvicinano al Giappone si traduce spesso in prodotti collezionabili desiderati da appassionati, ma che mai purtroppo raggiungono facilmente il nostro paese, per i più svariati motivi. In questo video allora mi soffermo su dove e come acquistare i nostri agognati oggetti del desiderio. Premetto però che questo video non è una guida passo passo all'acquisto, ma nella prima parte del video vi introduco ai maggiori siti giapponesi dove poter trovare quel che desiderate, mentre nella seconda parte del video vedremo come poter materialmente poter acquistare questi oggetti. Prima però di iniziare, via con la sigla! Prima di cominciare a lanciarci nello shopping più sfrenato, tengo però a precisare una cosa, ovvero se state guardando questo video sapete bene come sia difficile trovare l'oggetto desiderato qua in Occidente, e sono conscio però che sono numerosi i negozi sul territorio italiano, magari europeo, che si occupano di import. Un esempio che mi viene in mente così al volo è Verasia, che è un bello store, un bel negozio dedicato magari al manga e ai libri per lo studio del giapponese, credo neanche solo quello, che comunque io tendo a voler sempre supportare. Infatti sono il primo che preferisce, quando possibile, supportare un'azienda italiana che mi permette di ricevere l'oggetto in breve tempo senza costi doganali aggiuntivi. Però non sempre si trova tutto quello che si cerca, o talvolta i prezzi sono veramente proibitivi. Ma esiste un modo per risparmiare, miei samurai: comprare direttamente dal Giappone. Ma le maggiori difficoltà, miei cari samurai, per comprare dal Giappone sono principalmente due. La prima è che tutti i siti giapponesi in genere richiedono pagamenti da servizi giapponesi, quindi carte di credito giapponesi, e da utenti che risiedono fisicamente in Giappone. E poi, non di meno, per molti è che la ricerca e il processo di acquisto è interamente in lingua giapponese, cosa non da poco. Per questo motivo, miei samurai, vengono in nostro soccorso i servizi degli intermediari, ovvero aziende di forwarding service, così si chiamano in inglese, che si occupano di comprare per noi e ricevere il pacco e rispedircelo, magari con qualche utile servizio accessorio, di cui parleremo comunque più avanti. Quali sono allora le maggiori piattaforme o negozi dove possiamo comprare in Giappone, online ovviamente? Ecco, in questo video vi parlerò dei maggiori marketplace del Giappone, ma nell'articolo dedicato che trovate in descrizione ci sono nel dettaglio tutti i negozi e marketplace con descrizione relativa. Quindi se proprio volete saperli tutti, vi rimando alla descrizione, altrimenti il video si dilunga veramente troppo. Per cominciare, ovviamente, voglio fare un piccolo discorso a parte per Amazon. Infatti, penso che, intanto, non credo che debba presentare quello che è il maggior colosso mondiale del commercio elettronico. Penso che sapete quello che potete trovarvi. Vi do però da subito una bella notizia, cioè che dal 2020 è possibile acquistare prodotti venduti direttamente da Amazon senza intermediari. Ebbene sì, basterà semplicemente scegliere il prodotto, pagare le spedizioni e aspettare il pacco. E neanche a dirlo dovete registrarvi sul sito, ma non dovrebbe essere un problema. Infatti l'intera interfaccia del sito di Amazon Japan è tradotto anche in inglese, quindi l'unico possibile limite potrebbero essere le descrizioni del prodotto, ma vi basterà usare Google Traduttore e un po' di ricerche per venirne comunque a capo. Purtroppo però, i cari samurai, Amazon, come ben sapete, non è che vende tutto, ed in genere è indirizzato ad un pubblico che cerca il prodotto nuovo. Se quindi state cercando, magari, non so, l'edizione giapponese del Nintendo Famicom originale degli anni 80, beh, dovete guardare altrove. Però, se state cercando magari un manga in edizione giapponese o il Gogaku de Kiru per i test del GLPT, vi basterà sceglierlo, metterlo nel carrello, pagare il servizio preferito e aspettare il postino. Fatto. L'altro grande marketplace di cui devo assolutamente parlarvi è quello legato a Yahoo. Infatti, Yahoo non è soltanto un famoso browser ampiamente più diffuso di Google in Giappone, ma ha anche creato due distinte piattaforme di vendita
al suo interno in Giappone, che sono Yahoo Shopping e Yahoo Auction, entrambe però esclusivamente in lingua giapponese. Qual è la differenza tra le due? Presto detto, Yahoo Shopping è paragonabile, possiamo dire, da Amazon, con prodotti esclusivamente nuovi da venditori professionisti. A differenza di Amazon, però, ha maggiori prodotti giapponesi. Yahoo Auction, o come è chiamato spesso abbreviato in Yahooku, è invece la maggiore piattaforma dedicata al mondo delle aste. Potremmo così facilmente paragonarla a eBay. Proprio per questo ultimo motivo è dedicato sia a venditori professionisti, ma anche e soprattutto a privati, con prodotti nuovi, quindi e anche usati. È proprio su Yahoo Auction che si possono trovare ottime occasioni in ogni settore, soprattutto per il mondo dei collezionisti, penso. Ma bisogna sempre fare attenzione alla descrizione e alle condizioni dell'oggetto, altrimenti la fregatura è dietro l'angolo. Comprate qualcosa che pensate funzionante e poi arriva non funzionante, magari. Le inserzioni, inoltre, possono essere sotto forma di acquisto diretto oppure di asta. La piccola particolarità rispetto a eBay, magari ve ne accorgerete, è che le aste possono avere un'estensione di tempo. Questa è una scelta che fa il venditore nel momento in cui crea l'annuncio. Cosa significa? Significa che se qualcuno fa un'offerta entro i minuti conclusivi, credo 5 o 7, quest'ultima si prolunga di altri 5 minuti. Quindi, a differenza di eBay, non è particolarmente conveniente fare un'offerta negli ultimi secondi finali, perché non fate altro che allungare di 5 minuti la vita dell'asta stessa. È una tecnica che non funziona molto. Comunque, è una piattaforma di sicuro interesse, da cui in primis io acquisto spesso. Come? Beh, ne parliamo nella seconda parte del video. Però prima voglio concludere parlandovi di un altro grande marketplace giapponese, che è Mercari. Mercari lo possiamo paragonare al nostro Subito.it. La piattaforma fece anche una rapida apparizione in Inghilterra, fallendo però dopo appena un anno, ed è ancora operativa, che io ricordi, negli Stati Uniti. Mercari comunque è dedicata al mondo dell'usato, con inserzione unicamente con acquisto diretto, quindi niente asta, ma con la possibilità di contattare il venditore e contrattare spesso il prezzo. Come sempre è fondamentale fare attenzione alla descrizione, dato che è una vendita tra privati, e quindi il traduttore sarà sempre il vostro migliore amico. Oltre, vi raccomando ad aguzzare bene la vista e controllare a mena dito le foto, cosa sempre fondamentale anche su Yahooku, ma anche su eBay, fate sempre bene attenzione quando comprate qualcosa. Mercari e Yahoo Auction sono, a mio parere, le migliori per la ricerca di oggetti da collezione, come retro game, manga, action figure e in generale oggetti rari dedicati al solo mercato giapponese, soprattutto se usato. Per il video io comunque penso che sia bastevole sapere questi. Se siete comunque interessati a sapere tutti gli altri negozi con caratteristiche particolari, io vi rimando a Kuyomi e al suo articolo, che trovate appunto in descrizione come avevo detto. Vi accenno per esempio all'esistenza di Minne, che è un po' l'Etsy giapponese, quindi dedicato alle cose fatte a mano, Zozotown, che è una specie di Zalando, c'è ancora Rakuten, che è un colosso che ha da poco chiuso anche credo in Europa, dedicato appunto a una specie di Amazon. Comunque, andate un po' così a spulciare, capite un po' qual è il negozio dove poter trovare quel che vi interessa. Prima però di passare avanti e parlare del come acquistare, parlando quindi degli intermediari, vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Se il video vi sta piacendo, ricordate che tutto quello che sto facendo è gratuito, nessuno mi ha sponsorizzato, tantomeno le grandi piattaforme giapponesi o gli intermediari che vi accenderò fra poco, quindi siete soltanto voi, samurai, che potete darmi una mano iscrivendovi al canale e magari condividendo questo video. Diciamo che dopo aver tanto cercato l'oggetto dei nostri desideri e averlo finalmente trovato, è tempo di procedere all'acquisto. Ma come? Con i servizi di spedizione intermediaria, appunto i forwarding service, chiamati anche proxy services, ovvero aziende che si occupano di comprare per voi, far spedire l'oggetto ai propri depositi in Giappone e quindi rispedirlo a voi. Ovviamente con una piccola commissione, nessuno fa nulla per nulla. Queste aziende spesso permettono anche di cercare l'oggetto direttamente dal loro sito, offrendo anche una traduzione automatica dell'interfaccia, anche della descrizione e del titolo. Ovviamente non è fedele e accurata, ma permette di navigare e comprendere in linea generale tutto quel che si vede a tutti coloro che non comprendono la lingua giapponese. Molte di queste aziende offrono anche innumerevoli servizi opzionali, come quello del rimbalzo, il consolidamento del pacco, le foto agli oggetti o al pacco che arriva al magazzino in Giappone, l'intermediario intendo, il calcolo molto utile preventivo della spedizione a seconda appunto del peso, giacenze, o lasciare il pacco fino a 90 giorni, comunque tanto altro, sono servizi veramente interessanti.
per comodità io comunque vi faccio vedere in questo momento Buy It, che è l'intermediario, potremmo dire, ufficiale di Yahoo Auction, Mercari e tante altre piattaforme. Non è il più economico, lo dico sin da adesso, ma è certamente il più completo e le dinamiche sono abbastanza simili. Comunque, in descrizione trovate l'articolo dedicato con la comparazione di una decina di intermediari, quali Zenmarket, Sendico, From Japan, eccetera, eccetera, e i costi sono variabili a seconda delle offerte che fanno, quindi possono fluttuare lievemente e si riferiscono comunque al momento in cui ho girato questo video. Ad oggi comunque dico sin da subito che non conosco grandi aziende intermediarie con interfaccia in italiano, quindi per ora accontentatevi dell'inglese, sempre meglio del giapponese però. La grande differenza comunque inutile fra gli intermediari che troverete è quelli che uno come quello di Buy, che vi fanno comprare direttamente, quindi scalano dal vostro conto i soldi, può anche essere PayPal, non è un problema, e ci sono altri invece che vogliono un deposito, quindi prima voi depositate i soldi nel conto che create all'interno della piattaforma dell'intermediario e poi attraverso quello potete acquistare. Quindi queste sono le maggiori differenze che potete trovare tra questi due intermediari, ma per il resto funziona in modo abbastanza similare. Infine, un importante accenno che voglio fare è quello della dogana. Infatti, se effettuate un acquisto dal Giappone, in generale comunque da qualunque paese fuori dall'Unione Europea, questo è soggetto a oneri doganali. L'importo da versare alla dogana italiana varia a seconda dei prodotti, ma bisogna considerare sempre due fattori. Il primo è il valore, quindi il costo del prodotto importato, comprensivo di spedizione, stiamo attenti, quindi se io compro una cosa a 100 euro e la spedizione costa 20 euro, la dogana è su 120 euro, non soltanto sul primo. E poi il tipo di prodotto importato. Il dazio infatti è calcolato in base al valore dell'oggetto attraverso una percentuale che vale a seconda del tipo di prodotto. Vi lascio anche questo caso in descrizione, il sito ufficiale della dogana per controllare ogni tipo di prodotto, si chiama Tarik in questo caso. Comunque, generalmente si tratta di percentuali medio-basse, quindi 3%, 5% da aggiungere al totale. A questo bisogna sempre aggiungere l'IVA, l'aliquota specifica a seconda del tipo di merce, ma non voglio incunearmi adesso in tecnicismi e confondervi, quindi per semplificare possiamo considerare intorno al 22% il totale. A questo si aggiungono poi dei costi di sdoganamento che variano a seconda del corriere utilizzato, generalmente dai 5 ai 15 euro. Calcolare i dazi doganali, miei samurai, lo so che non è facile, inoltre l'errore della dogana è sempre dietro l'angolo, sappiatelo, nel bene e nel male. Spesso mi è capitato di ricevere pacchi senza nessun dazio quando in realtà avrei dovuto pagare, o, molto più raramente, con dazi un po' maggiorati di quel che mi aspettavo. Il mio consiglio è comunque di calcolare sempre un 25% del totale come onore che si dovrà pagare, male che vada, si è preparati. Bene che vada, si è felici. Miei samurai, il video giunge così a conclusione. Spero che sia stato tutto chiaro e vi invito a controllare gli articoli del sito per tutte le schede nel dettaglio e se avete dei dubbi vi ricordo sempre di poterlo scrivere nei commenti. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere rimasti in mia compagnia fino adesso e se vorrete ci vediamo al prossimo video. Matane! E buon acquisto!